È stata una giornata di cultura, di storie e di ricordi quella vissuta nei giorni scorsi a Castelcastagna, voluta fortemente dal sindaco uscente Silvio De Antonis, in collaborazione con l'associazione Il Ponte e la Torre, presieduta dalla professoressa Rosanna Di Nicola, che ha moderato magistralmente tutta la manifestazione, coadiuvato dal factotum Biagio di Giuseppe. L'associazione di cui sopra ha promosso un concorso tra gli alunni studenti della scuola primaria e secondaria di tutta la Valle Siciliana, che prevedeva la valutazione e la premiazione dei migliori elaborati sul tema 1915, il grande conflitto mondiale, ed in particolare il coinvolgimento del Terramano nella Grande Guerra. Il tutto per sensibilizzare gli alunni giovani a riflettere su questo periodo storico, dove persero la vita tanti terramani e in Italia si contarono 650.000 morti. Su una guerra che molti, moltissimi italiani non volevano, la ripudiavano, così come sentiremo più tardi dalla viva voce del professor Elso Serpentini. Furono mandati giovani allo sbaraglio, non in grado di combattere, non addestrati ed ancora più grave molti non ancora maggiorenni, così come afferma lo storico artista Sandro Melarangelo. Questa iniziativa meritoria dell'associazione Il Ponte e la Torre e di sindaci tutti e i dirigenti scolastici e le maestre ed in particolare l'amministrazione comunale di Castelcastagna, sede del convegno, con il primo cittadino Silvio De Antonis, serve a rafforzare il ricordo di quel tempo proprio per non dimenticare e per onorare i caduti di quella tragedia collettiva. Ma nel contempo, ci dice lo storico locale, il maestro Silvio di Eleonora, stimolare i ragazzi, gli studenti a riscoprire i valori della bandiera, dell'amor di patria, della libertà e della pace. Vediamo. Perché l'idea era questa, cioè di coinvolgere anche i ragazzi e le scuole, facendo fare delle ricerche, però non le ricerche generiche sulla prima guerra mondiale, ricerche sulla nostra grande guerra. Il titolo del bando è proprio questo, la nostra grande guerra. Cioè i ragazzi hanno fatto le ricerche sul suo territorio, comune per comune. Hanno aderito, io ho cercato di coinvolgere 6 scuole medie della zona, ne hanno aderito 5, precisamente Villa Romano, Basciano, Colledara, Tossicia e Nerito. Facciamo un bel applauso al sindaco del comune di Castelcastagna, Silvio De Antonis. Grazie per il viaggio, ti ringrazio, pare che tu abbia detto parecchio rispetto ai saluti e io cerco di essere breve. Tanto ringrazio voi per l'impegno, il lavoro che avete svolto, ringrazio la carissima amica Rosanna, qui presidente della Provoco, che è amica da vecchio tempo. Sì. E saluto intanto tutti i presenti. Quindi, perché all'indomani della guerra ci si ritrova poveri economicamente, socialmente ci si ritrova poveri e basta, sia che si vinca sia che si perda. Per questo credo che tutto questo discorso ci debba portare a considerare, a tenere in debita considerazione l'articolo 11 della nostra Costituzione, perché se i nostri fondatori della Costituzione italiana sono arrivati a quel concetto chiaro che l'Italia ripudia la guerra, evidentemente c'è stata un'analisi, un'esperienza molto molto profonda, e questo è un punto chiave del nostro ragionamento. Per l'evento che andiamo a ricordare, la memoria che ci conserviamo. Il microfono della bocca, poco. E ci conserviamo.
E quindi dicevamo un evento straordinario, perché il 24 maggio sul Piave si morirò e sono 100 anni, ma anche per i relatori straordinari che siedono qui al tavolo, persone straordinarie accomunate dal loro desiderio, dalla loro passione di fare ricerca storica sul territorio e anche a linee più ampie. Proviamo se questo. Vedete, quando si procede nel cammino della vita sul piano collettivo, sul piano sociale, ci si trova un po' come a camminare su un pendio lungo il quale, se non si trova a volte qua e là qualcosa a cui aggrapparsi per non scivolare e per evitare di cadere, si rischia molto. I centenari sono adatti, e nel caso particolare il centenario dell'entrata in guerra dell'Italia, nella Grande Guerra, dell'entrata in guerra, perché la guerra era iniziata nel 1914, un anno prima, quindi noi ricordiamo il centenario della nostra entrata in guerra, cioè del nostro coinvolgimento. Questo centenario si rende ancora più prezioso per la nostra memoria storica e per tentare di dare ai nostri giovani il segno dell'importanza della rivisitazione storica, perché oggi noi riusciamo a poter riflettere in maniera più compiuta. Un elemento di riflessione ve lo propongo subito. Ho qui con me la copertina di una rivista che si chiamava, si è chiamata fino a qualche tempo fa, La Domenica del Corriere, che era un supplemento domenicale del Corriere della Sera, del 7 gennaio 1900. Questa copertina è molto significativa, io ve la mostro, perché ci dà una sintesi grafica e visiva di che cosa si aspettava l'umanità dal nuovo secolo. Voi sapete quanto è importante attendere il nuovo secolo. Noi abbiamo vissuto l'avvento del 2000, che addirittura era l'avvento del millennio, e tutti a chiederci che cosa e come sarebbe stato il nuovo millennio, e qui si chiedevano come sarebbe stato l'ultimo secolo di questo millennio. Queste tre splendide donne che vengono qui raffigurate erano la sintesi di che cosa si aspettava l'umanità dal nuovo secolo. Lo sento dire, ma non lo devo fare. Grazie. Un intervento così efficace, forte, pieno di spunti per la riflessione, messaggi per voi ragazzi soprattutto, per risvegliare in voi la curiosità per il passato, per la storia e per la ricerca storica. Grazie. Ed ora la parola a Sandro Melarangelo, che invece ci tratterà un quadro riferito più alla storia provinciale. Carissimi, io vi ringrazio di averci invitato, non a me ma a tutti gli altri, soprattutto grazie a Biagio, promotore di queste iniziative, e al sindaco che ci ospita. È arrivato anche il presidente della provincia, sensibile a questa tematica celebrativa, ma non solo celebrativa, come dice il professore,
serpentini di riflessione su questa data, perché che cosa è successo e perché è successo. Beh, io, il professor Serpentini ha parlato la differenza tra progresso, civilizzazione, sviluppo. Pasolini fece un trattato parlando della differenza tra sviluppo e progresso. Lo sviluppo economico ci può essere, ma se non c'è il progresso non c'è la civiltà. Ora, ma ritorniamo alle questioni relative a questa data storica che ci entusiasma evidentemente, ma non perché siamo, perlomeno io, convinti di glorificare la guerra, più che altro per riflettere sulla guerra. Perché la guerra, il lascito della guerra, le terribili conseguenze. Per il suo intervento, la sua narrazione puntuale nel raccontare i fatti della nostra Teramo di 100 anni fa, ma soprattutto per così infervorato messaggio sul valore della pace da consegnare proprio a voi ragazzi del nostro futuro. Ed ora abbiamo Silvio De Leonora, il nostro grande ricercatore storico, e il quale invece ci farà riflettere molto sulla situazione a Castelcastagna. Proprio a me, che non ho voce, mi tocca subire. Vediamo che Marco ci viene. Cercherò di strillare al massimo, purtroppo è questo la mia... la voce data in rotazione, però io saluto tutti così non sbaglio di dimenticare nessuno. Particolarmente saluto i ragazzi e a loro mi rivolgo con pochissime parole. Da maestro, e dico a loro, voi avete fatto un grossissimo, grandissimo e meritevole lavoro. Fare storia, così come la si fa nelle scuole, non è cosa fare storia non è cosa facile. Fare storia di un paese, di un territorio, di un circondario, di un semplice evento particolare è ancora più difficilissimo, più difficile. Vi dico questo. Io l'ho detto anche andando in giro nelle vostre scuole, per cui mi conoscete. Esistono per certi aspetti due storie, o meglio ancora due livelli di storia. La storia che noi abbiamo sempre studiato nelle scuole, a partire dalle scuole elementari, alle medie, alle superiori, all'università. Sempre la stessa identica storia. Ripetitiva e alla fine anche noiosa. L'altra storia invece è la storia del territorio, è la storia dei luoghi, è la storia, è la nostra storia, quella vera, quella che ci tocca da vicino, la storia dei paesi, dei territori, degli ambienti, tutto ciò che si muove e che è stato sedimentato in un territorio dalle genti che ci hanno, diciamo, prevenute. Ma sono due storie non in contrapposizione, sono due storie su due livelli, ma in continuo contatto tra di loro. In questo lavoro voi avete realizzato questa grande combinazione, cioè la storia generale, cioè la storia dei grandi eventi, delle grandi guerre, degli stati, diciamo di tutte le cose che ci sfuggono, che stanno sopra di noi, collegandola questa storia alla storia dei territori, alla storia nostra. Mentre succedeva questo evento, cioè la grande guerra, noi c'eravamo qui, sì, c'erano i nostri progenitori. Cosa succedeva? Ecco,
voi vi siete calati in questa storia cercando di unirla alla storia generale. E allora ecco le vostre visite agli archivi, ecco le vostre visite ai monumenti, alle memorie lapide, alle memorie cartacee, a tutto ciò che sul luogo ci parlava di questa storia. Tante cose si potrebbero dire, però i tempi, mi dice Biagio, che sono stretti, stretti, stretti. I tempi anche vostri, diciamo, di interesse, di ascolto.